Questa è l'ultima videoconferenza prima del festival e quindi attendiamo veramente con ansia, è molto importante. E non lo so adesso quali membri dell'equistituto, credo che oggi ci siano anche altri, dimmi tu Enzo, credo che... Guarda, oggi è una giornata un po' particolare perché ci sono Infatti. un paio di manifestazioni, una Esattamente, era davanti a quello che Palazzo volevo. San Giorgio, un altro in Val Bisagno. Quindi non ti so dire. Bene, allora noi facciamo il nostro. Questa cosa la Quindi registriamo. Iniziamo. sì, iniziamo, la registriamo, quindi va benissimo, perfetto. perfetto, abbiamo già dato tutto il nostro consenso alla registrazione. Grazie. Perfetto. Beh, tanto conoscete tutti Franco Manti, docente di etica sociale all'Università di Genova, poi fa parte dell'Istituto Italiano di Bioetica da sempre ed è anima delle iniziative che stiamo prendendo. Quindi l'argomento di oggi è di particolare rilievo per il nostro festival. Quindi grazie davvero, Franco. A te la parola, ti ascoltiamo. Grazie a voi, grazie a te. Devo dire che chi mi ha iniziato ai misteri della bioetica è stata Luisella, quindi senza di lei probabilmente non mi sarei occupato di bioetica, quindi è stato un incontro felice, proprio un'iniziazione misterica. Responsabilità e anche diventare vegetariano. Ah, certo, sì, anche quello. Bene, allora, il tema dell'economia della bellezza è un tema che sta diventando sempre più all'ordine del giorno. Per motivi estremamente significativi, io cercherò di dare i numeri più di quanto di solito non li dia, in maniera tale che vi do, no, dei riferimenti, Sì. che qualcuno dice oggettivi, comunque sono dei riferimenti, dei dati statistici che possono essere importanti. Però il primo aspetto che noi abbiamo, e ci deriva da uno studio molto interessante che ha fatto Banca IFIS proprio su questo tema, è questo: 58 italiani su 100 giudicano i valori dell'azienda un parametro decisivo per la scelta del brand e dei prodotti. Quindi, che cosa ci dice questo? Ci dice che c'è in questi ultimi anni una particolare attenzione nei confronti dei processi che le aziende mettono in corso, non solo del prodotto in sé, ma del processo attraverso il quale viene costruito un prodotto. Dentro questi processi la bellezza è diventato sempre più un fattore interessante, ma non soltanto dal punto di vista estetico. L'elemento innovativo, il primo concetto chiave che volevo sottolineare con voi è che la bellezza è diventato un fattore essenziale della sostenibilità. Infatti, il nostro convegno di quest'anno, sotto questo profilo, si ricollega con quelli degli anni precedenti, c'è sempre un filo conduttore, in particolare il tema della sostenibilità. Perché? Perché la bellezza costituisce un fattore connettivo della sostenibilità. Questo è un altro elemento importante, non un qualcosa di superfluo, un qualcosa di aggiuntivo, ma un settore connettivo e strutturale della sostenibilità. Perché? Perché la bellezza, da come l'abbiamo imparata, vuol dire equilibrio, misura, vuol dire gestione accorta, vuol dire capacità di realizzare a patto di individuare anche dei modelli di distribuzione, delle risorse che sono, diciamo, capaci di proporci innovazione dal punto di vista del progresso civile, della varietà ecologica e culturale. Questo è all'interno del tema della bellezza, visto dal punto di vista dell'economia e dell'impresa. Dire bellezza vuol dire anche dire, dal punto di vista dell'impresa, un'attenzione particolare a una, potremmo dire, ritrovata identità locale, il vivere percorsi di miglioramento della qualità della vita e se non addirittura di ricerca della felicità. E perché noi parliamo di ritrovata identità locale? Proprio perché l'ambiente non viene più inteso come un qualcosa a cui noi partecipiamo dall'esterno, nel quale entriamo. Tutti insieme, noi, gli animali non umani, il mondo che ci circonda, costituiamo l'ambiente e ci modifichiamo vicendevolmente. Anche ciò che è inanimato viene modificato dalla nostra attività e nello stesso tempo noi veniamo modificati da come reagisce, da come si modifica ciò che ci circonda. E allora, a questo punto, noi dobbiamo dire che la questione della felicità
e la questione della bellezza sono assolutamente interne e non scindibili dal tema della sostenibilità che, come abbiamo detto più volte, insieme economica, sociale ed ambientale. Sotto questo profilo, allora, uno dei primi temi è che cosa ci dice, che cosa possiamo dire oggi dell'economia della bellezza? Che valore produce? E naturalmente quando parliamo di valore dobbiamo vederli in due sensi. E dobbiamo anche vedere che cosa intendiamo per economia della bellezza. Allora, intanto diciamo sul valore. Il primo senso nel quale si produce valore è quello tradizionale, cioè valore economico. Ma l'altro senso, che è molto interessante, che si collega, non dobbiamo più vedere scisti, proprio alla luce di quello che vi dicevo precedentemente, è il fatto che c'è il valore immateriale che viene prodotto, che si riverbera su quello economico. Si costituisce un anello ricorsivo fra valore economico e valore immateriale. Vedremo poi come tutto questo comporta un passaggio importante, e questo è un po' il filo conduttore di quello che vorrei dirvi, e cioè come l'economia della bellezza ci consenta di passare, o ancora meglio, di integrare l'estetica con l'etica. Questo è sicuramente un aspetto da tenere presente. Ma veniamo a dare un po' di numeri. L'economia della bellezza oggi vale il 24% del PIL e determina la competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali e quindi incide profondamente sul peso internazionale e sul prestigio dell'Italia. Ed è una leva per un paese come il nostro in particolare, determinante per costruire il nostro futuro. Quando noi parliamo di bellezza e di economia della bellezza parliamo di tanti settori. Parliamo di economia della wellness, del benessere, parliamo di economia del turismo, parliamo di economia anche dei prodotti che sono detti prodotti di bellezza, della cosmesi. Quindi noi abbiamo due livelli di economia della bellezza, due quantomeno, in cui aggregare i vari settori. L'uno è quello che riguarda la produzione della cosmesi, della bellezza sotto questo profilo. L'altro invece è il settore che promuove la bellezza artistica, paesaggistica, il territorio e così via. Quindi noi abbiamo l'integrazione di questi due fattori che insieme costituiscono, dicevamo, il 24% del nostro PIL. Il dato emerge appunto da uno studio che è stato fatto da IFIS la sintesi, insomma, fra le due dimensioni, loro usano proprio il termine greco nel loro... di Kalos Kaliafos, oggi diventa, riproposta nel nostro mondo, un fattore importante di sviluppo economico, sociale e culturale. E lo studio di Banca IFIS è basato sulla valutazione di musei, imprese, Federcultura, Alta Gamma, cioè ho fatto soltanto degli esempi per dire che hanno partecipato a questo tipo di studio delle realtà estremamente significative, molto importanti, e quindi quando hanno messo in evidenza il cosiddetto social impact, si sono resi conto di una cosa importante, e cioè che gli indicatori che vengono assunti ci proiettano verso un qualcosa di innovativo a livello economico, quella che oggi in letteratura si chiama la purpose economy, cioè l'economia di scopo, ossia aziende che predefiniscono qual è il loro scopo e sono particolarmente ben accette agli stakeholder, ai clienti, le aziende che esplicitano uno scopo che abbia anche un forte impatto sociale. Un forte impatto sociale nel campo della bellezza vuol dire appunto una grande attenzione al territorio, all'abbellimento del territorio, alla valorizzazione dei territori. E questo quindi costituisce appunto un aspetto di forte competitività della nostra economia sul mercato internazionale. Quindi potremmo dire che l'economia della bellezza è il risultato di una complessa rete di relazioni che affonda le radici in un intreccio sul quale il nostro paese ha molto da dire, sul quale possiamo valorizzare la nostra economia, cioè l'intreccio fra una cultura umanistica, una cultura artistica, le bellezze che noi sappiamo, e la cultura materiale, perché anche la cultura materiale ci dà un qualcosa di molto importante. E quando parliamo di cultura materiale cominciamo a parlare di tradizioni, di territori, di relazioni antropiche con il territorio e così via. Anche qui non dobbiamo mai dimenticare che soprattutto nel nostro paese, ma anche altrove, la bellezza non è soltanto un qualche cosa che noi riceviamo dall'esterno. La bellezza in molti casi è stata generata dagli uomini.
La bellezza è un intreccio sapiente, quando è stato sapiente, quando è stato costruito, fra l'iniziativa umana e il mondo nel quale gli uomini si trovavano ad operare. Il territorio che sviluppa bellezza è un territorio che genera valore imprenditoriale e sociale per questa nuova visione e lo sviluppa soprattutto per le generazioni a venire. Cioè, è dal sostegno di giovani artisti, dal sostegno di attività imprenditoriali, di start-up giovanili, che il settore dell'economia della bellezza ha assunto una caratterizzazione estremamente propulsiva. Noi abbiamo visto, facendo anche delle analisi sociologiche su questo, che l'attenzione all'elemento innovativo, l'attenzione al riuscire a coniugare, certamente se si fa profitto agli affari con lo sviluppo economico, sono una delle molle fondamentali che caratterizzano la maggior parte delle imprese italiane in questo settore, soprattutto delle imprese avviate dei giovani, e le imprese italiane allora fanno della bellezza un valore distintivo della propria identità e un vantaggio competitivo sul mercato internazionale. Sotto questo profilo noi non dobbiamo dimenticare come, per esempio, l'arte, la cultura, il design e anche altri settori, come per esempio la capacità di una diffusione dell'attenzione alla cose tipo gli alberghi diffusi, per esempio, ecco, così facciamo un esempio concreto. Naturalmente ben gestiti, costituiscono un elemento di rivalorizzazione di territori. Per esempio, il tema dell'albergo diffuso è molto importante per territori che vengono considerati nella letteratura territori marginali. Ecco, la capacità di saper portare a vedere la bellezza anche tramite, per esempio, questo è un tema, l'albergo diffuso, in territori tradizionalmente marginali vuol dire dare valore aggiunto perché riqualifichiamo quei territori. Perché quei territori diventano, non rimangono più un peso, ma diventano un qualche cosa che si sviluppa. Non sono soltanto territori da assistere in qualche modo per quei poveri che ci rimangono, ma invece diventano essi stessi elemento propulsivo dell'economia. Facciamo un esempio molto concreto della nostra regione. La nostra regione, no? Per parlare, entrare proprio nel merito, che cos'ha? Ha una caratteristica, cioè un turismo molto evoluto che si è sviluppato soprattutto sulla costa. Il turismo dell'entroterra è tradizionalmente molto meno conosciuto e le bellezze del nostro entroterra, che ce ne sono molte, non sono così valorizzate o conosciute come meriterebbero. La maggior parte delle persone si ferma sulla costa, il turismo balneare, diciamo così, estivo, eccetera, eccetera. Il riuscire a pensare i porti turistici come delle soglie aperte verso l'entroterra, a pensare una sinergia e attività comuni che mettano insieme la cultura del mare con quello dei monti, vedere il confine, no, fra monti e mare che nella nostra storia c'è, ma come un confine che noi oggi siamo in grado non solo di superare grazie ai mezzi, ma di valorizzare. Che cosa vuol dire, per esempio, mettere insieme le tradizioni antropologico-culturali, faccio l'esempio della cucina di mare con la cucina bianca di montagna, riuscire a dare una visione più complessiva di quelle che sono le nostre caratteristiche di fruizione del territorio? E cosa vuol dire anche far conoscere le bellezze che abbiamo, i nostri entroterra, chiese, monumenti? Ecco, ce ne sono. Certo, non ci sarà la Cappella Sistina, ovviamente. Ma ci sono però delle opere d'arte che meritano assolutamente di essere messi in estrema attenzione. Se andiamo poi a vedere altri settori produttivi, diciamo che i settori produttivi che hanno maggiormente contribuito a quel 24% di PIL del quale vi ho detto sono l'agroalimentare, e ho fatto questi accenni che sono importanti per lo sviluppo della nostra regione, i mezzi di trasporto, in particolare le automobili, e anche qui noi abbiamo una produzione di automobili. Certo, alcuni diranno sono automobili di lusso. E sì, ma le automobili di lusso però generano anche, oltre ad avere un mercato, generano anche occupazione, generano benessere per i loro territori. Io ho avuto modo di parlare con la Lamborghini, di parlare con i sindacalisti di Fiume della Lamborghini, hanno introdotto degli elementi di innovazione estremamente importanti anche nelle relazioni sindacali. E tutto questo ha fatto sì che un'azienda
che come la Lamborghini oggi sia all'avanguardia a livello internazionale proprio nel mercato del bello e se vogliamo anche del luxury, come si usa dire, ma sicuramente in questo ambito dei mezzi di trasporto, dell'automobile, eccetera. La meccanica, l'alta manifattura, la cosmetica, la moda, l'orologeria, la gioielleria, il sistema casa e l'artigianato artistico. Questi sono i settori che hanno con 341.000 imprese, il 31% del totale delle imprese in Italia, caratterizzano insomma l'economia della bellezza. Ecco, un territorio che sviluppa bellezza genera appunto anche valore imprenditoriale sociale e lo genera in questo senso. Il concetto di bellezza del nostro paese ha trovato maggiore spazio nelle scelte dei consumatori e nelle aziende che hanno cambiato il loro approccio. Molte aziende hanno dovuto cambiare il loro approccio abbracciando i temi di che cosa? Della sostenibilità, dell'inclusione, della vicinanza al territorio, eccetera. Perché, come dicevamo prima, il presupposto è che un'economia della bellezza è un'economia che ci fa passare e che integra l'estetica con l'etica. E quindi non c'è soltanto il bello e il buono, ma ci sono il bello, il buono e il giusto. Ecco, si sta lavorando da parte di chi lavora in questo settore a costruire dei modelli di innovazione sostenibili che fanno leva sul ruolo dell'arte, del design, della cultura. Ecco, sotto questo profilo dobbiamo tenere presente che scusate, avevo qui un appunto, ecco. Allora, il 58% degli italiani vede nei valori di un'impresa un parametro decisivo per la scelta dei prodotti e dei servizi. Quindi, una visione d'insieme da parte delle imprese, a partire dai settori che vi ho enucleato, che consenta di ragionare in termini di processo, di relazioni con il territorio, di sviluppo dei territori, di sviluppo anche di quei territori che abbiamo considerato marginale, è apprezzata in oggi dal 58% della popolazione, ma con una forte componente di apprezzamento, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti territoriali, da parte dei giovani e di attenzione all'ambiente. E poi c'è anche il fatto che siamo passati, e questo è un aspetto di nuovo numerico importante, dal 2019, nel quale l'impatto sul PIL di questo settore dell'economia della bellezza è del 17,2 al 24, appunto, del quale parliamo oggi. Allora possiamo parlare di che cosa? Di sviluppo di qualità. E sviluppo di qualità però che cosa vuol dire? Vuol dire costruire, si dice capitale sociale. Io personalmente su questo piano preferisco parlare di capitale etico, cioè un capitale che è sociale nel momento in cui viene valorizzato, ma che diventa etico nel momento in cui produce valori che sono i valori dei processi relazionali fra tutti i soggetti che sono interessati a questo tipo di economia. Allora, da questo punto di vista, noi dobbiamo pensare che l'attenzione delle persone e l'attenzione per le persone, scusate, da parte delle aziende, per il benessere diffuso, per l'inclusione, per la cura, per la sostenibilità, costituiscono una cultura che lega insieme competitività, solidarietà, radici storiche e cambiamenti. Cosa vuol dire all'interno di un'economia della bellezza mettere insieme radici storiche e cambiamenti? Vuol dire che, per esempio, le aziende, soprattutto le aziende maggiormente legate con le storie del territorio, non sono necessariamente le agroalimentari, anche le agroalimentari, ma anche per esempio aziende automobilistiche. La Lamborghini, un caso che io ho avuto modo appunto di conoscere e di studiare in parte, è un caso di forte legame con il territorio e anche di forte capacità di innovazione a partire dalle relazioni aziendali interne. Ecco, tutto questo che cosa ci dice? Dice che appunto la competitività oggi viene vista come non qualcosa che agisce in un mercato selvaggio l'un contro l'altro armato, ma come una competitività che mette insieme solidarietà, radici storiche e capacità di cambiamento. Ecco, Carlo Maria Cipolla, ho trovato questa. Ci ricorda una cosa importante, che gli italiani sono abituati fin dal Medioevo a produrre all'ombra dei campanili,
cose belle che piacciono al mondo. Ecco, questa mi sembra una cosa che ci deve far riflettere. Carlo Maria Cipolla è un grande storico e credo che questa sua breve frase ci dica delle cose interessanti, perché c'è una continuità storica nell'attenzione della nostra produzione per il bello. Guardate che appunto nel Medioevo e poi nel Rinascimento le aziende di allora, le manifatture italiane, erano dominanti proprio per la produzione del tessuti, per esempio, di altissima qualità. Ecco, noi abbiamo un'antica cultura manifatturiera che è legata ai territori e che esprime appunto un'inclinazione particolare alla qualità e che è capace sotto questo profilo di conquistare anche i mercati più esigenti. La forza delle imprese in che cosa sta oggi? Sta in una cultura che noi potremmo definire politecnica, dove i saperi si ibridano. Io sono reduce da un convegno tenuto per 3 giorni a Siena, dove il tema era proprio questo. Cioè, dal punto di vista dell'università, come possiamo dare un contributo allo sviluppo di una cultura capace di superare le barriere disciplinari e di ibridare i settori tradizionalmente considerati umanistici con quelli scientifici, costituendo questo un elemento di forte innovazione. Ecco, si potrebbe parlare di costruzione di un nuovo umanesimo industriale? Sì, se ci piace usare e ritornare al tema dell'umanesimo, sicuramente sì. Ma l'umanesimo industriale, così come può essere inteso oggi, è sicuramente una grande componente della presenza che le nostre aziende possono avere sul mercato internazionale. E non dobbiamo dimenticare che nella cultura, nella economia della bellezza, rientrano non soltanto aziende, ma anche servizi, perché la cultura della bellezza ha a che fare, e l'economia della bellezza, con servizi che vengono rivolti, servizi alla persona. E all'interno dei servizi alla persona ci sono servizi che sono al confine tra gli aspetti estetici e anche quelli medici, che non sono assolutamente da dimenticare. Detto questo, allora che cosa abbiamo? Abbiamo il fatto che quello che potremmo chiamare l'heritage aziendale non è soltanto la consapevolezza di una tradizione che connota le nostre imprese. Imprese che sono soprattutto piccole e medie, imprese che hanno una forte caratterizzazione familiare, ma è soprattutto anche un'efficace leva appunto di identità ed insieme all'identità di competitività, dove per competitività appunto si intende un qualche cosa di capace di migliorare. La competitività deve essere vista come un elemento di miglioramento continuo, uno stimolo al miglioramento e all'innovazione. E quindi dobbiamo pensare che appunto il confine che noi andiamo a vedere per l'economia della bellezza è questo. Il design, l'efficienza di una cerniera meccanica, una macchina utensile, un braccio mobile, una testina rotante di un robot, un tornio digitale, un battistrada di un pneumatico sono tutte componenti che possono essere fatte apparire a un'idea di bellezza diffusa. E questo credo che sia una cosa estremamente importante, perché non dobbiamo scindere la bellezza e pensare la bellezza come qualcosa che è soltanto l'arte, è soltanto il modo tradizionale che avevamo di vedere la bellezza. Ecco, anche un robot può essere bello, anche un tornio può essere bello. Ecco, non soltanto un'automobile, anche un tornio. Dipende da come è costruito e da come viene proposto. Dipende anche da come viene presentato, ovviamente. E quindi diciamo che tutto questo è ben presente all'economia della bellezza e per questo appunto la bellezza è vista come un aspetto che è connettivo di tutto ciò che io vi ho detto finora. Certo, abbiamo una sfida. Dobbiamo individuare dei set di indicatori adatti a superare la concezione del patrimonio e soprattutto quando parliamo di patrimonio anche di patrimonio culturale per adottare quello di eredità culturale. Io vi ho parlato oggi di un qualche cosa che parte dall'eredità, dalla capacità di ricostruire le nostre identità, dalla capacità di vederle però in termini mobili e di proiettarle verso il futuro come volano di sviluppo e di preparazione
per le generazioni future. Ecco, e sotto questo profilo allora noi capiamo perché parliamo di economia di scopo, perché la purpose economy è un'economia che pone al centro proprio lo scopo di generare questa forma di integrazione e di sviluppare appunto anche condizioni di maggiore giustizia nelle relazioni sociali. E quindi, come vi dicevo, è un momento nel quale il fine è mettere insieme tutti questi aspetti e il giudizio che viene dato sulle aziende e sui servizi anche che vengono erogati sotto questo profilo è composto di tutti questi fattori che si integrano. Quindi oggi c'è una grande attenzione appunto a questo rapporto fra bello, buono e giusto, che costituisce proprio l'asse portante dell'economia di scopo che appunto è collegata col tema della bellezza. Ecco, la chiave da usare, dicono molti, è quella della sostenibilità ambientale, della sostenibilità sociale, abbiamo detto più volte. Ma nello stesso tempo dobbiamo farlo con una grande convinzione riformatrice. Cioè, qui non si tratta di fare operazioni di facciata, abbellimenti momentanei, eccetera. Anche perché, guardate, l'esperienza ci dimostra proprio a livello dell'analisi di impatto che queste cose lasciano il tempo che trovano per un verso e rischiano di, diciamo così, rivoltarsi contro le stesse aziende che non si comportano in maniera coerente. E quindi dobbiamo pensare a un nuovo corso, a una nuova capacità, cambiare strada, direbbe Morin, nel senso di una nuova visione politica ed economica secondo i criteri di un'economia che sia circolare e civile. Ecco, le imprese italiane hanno in sé risorse essenziali da questo punto di vista, hanno una tradizione molto forte da questo punto, sotto questo profilo, per tutti i motivi che vi dicevo precedentemente, e hanno dimostrato in questi anni di essere riuscite a sostenere anche la crisi derivata dal Covid. L'ultimo dato significativo che vi voglio dare è che durante il periodo del Covid il contributo delle aziende che si occupano di insomma, questo comparto dell'economia della bellezza era sceso dal 17,1 al 15 qualcosa, adesso il 15,4 mi sembra per cento. È una discesa che è spiegabile con il momento che abbiamo vissuto, tutti chiusi in casa, lo sappiamo, eccetera. Ma vedete che non è così drammatica, nonostante il periodo che abbiamo attraversato. È stato uno dei settori che hanno, i settori, è meglio dire, plurali, dell'economia della bellezza sono fra quelli che hanno retto maggiormente rispetto a tutti gli altri. E a questo punto poi c'è stata la ripresa e si è passati addirittura da quel 15,4 a oggi, statistiche del 22, al 24 e rotti per cento, come vi ho detto precedentemente. Allora, questa è, diciamo, una sfida che noi abbiamo di fronte e che abbiamo di fronte anche, che hanno di fronte anche coloro che fanno il mio mestiere. Perché? Perché noi dobbiamo di nuovo cercare di capire come riusciamo a relazionare la didattica, la ricerca con appunto una visione dell'economia che sia appunto bella, buona e giusta. Delle cose interessanti si muovono sotto questo profilo, ad esempio, e con questo poi concludo perché comunque è un qualcosa di interessante, noi come Università di Genova siamo direi all'avanguardia, abbiamo portato questa esperienza anche a questo convegno di Siena, in una nuova proposta di formazione, quella dei dottorati industriali. E cioè, cosa sono i dottorati industriali? Sono dottorati che invece di disperdere le conoscenze e le capacità che noi riusciamo a formare e o regalarle all'estero, o comunque disperderle, perché soltanto neanche il 10% delle persone che frequentano i dottorati fa poi carriera universitaria, noi invece contribuiamo insieme alle aziende a generare processi innovativi aziendali, costruendo i dottorati non sulla base delle esigenze delle aziende, ma sulla base delle esigenze di innovazioni delle quali le aziende si devono fare interpreti insieme all'università in una collaborazione molto stretta. E sotto questo profilo le cose sono molto interessanti. Lo scorso anno l'Università di Genova ha avuto quasi 8 milioni di euro di finanziamento proprio per queste attività che grazie insomma alla capacità di chi se ne occupa sono state messe in atto. E quest'anno stiamo ancora aumentando e stiamo ampliando
la zona di influenza anche alle altre province, non solo alla provincia di Genova, attraverso appunto la sensibilità e i rapporti che sono fatti con le istituzioni, Camere di Commercio, con le associazioni datoriali, la Confindustria, Confcommercio, eccetera, e naturalmente tramite queste con le singole aziende che insieme a noi costruiscono appunto processi innovativi. Questi processi sono fortemente caratterizzati, quasi tutti quelli con cui io sono entrato in contatto, da una economia che può essere appunto riferita a questa economia circolare del buono, del bello, del buono e del giusto. Ecco, con questo io avrei terminato e sono a vostra disposizione per eventuali domande, sperando di non essere stato troppo invasivo nei vostri confronti. Eccomi, sì, scusa, mi stavo. Allora, grazie Franco, innanzitutto, ottima esposizione, estremamente ricca. Io tra l'altro saluto Pinuccia che è con noi Lucia. Ciao, e quindi il tema dell'economia circolare e grazie, tanti ciao. temi che noi abbiamo qui evocato in questa economia della bellezza. Io devo dire che sono rimasta molto, molto impressionata dalla grande mole di argomenti che noi ci troviamo davanti e confesso che anche bisogno di avere qualche orientamento da parte tua, poi concretamente per quanto riguarda il festival, perché qui noi abbiamo una serie di temi che evocano l'economia della bellezza, in cui si parla di sostenibilità e produzione di valore, che è la prima giornata. E allora, ad esempio, concretamente ti chiederei a quali di questi temi tu vorresti dedicare attenzione, in particolare tra tutti quelli che tu hai scelto, perché moltissimi sono degni di rilievo. Tu ci hai messo davanti una straordinaria messe di argomenti. Che attivano la mia attenzione, tra cui devo dire ad esempio uno che mi interessa molto, questo un nuovo umanesimo Certo. industriale. Penso a Olivetti, Eh sì, penso. certo. Ecco, allora no, vogliamo perché forse anche il caso, io devo dire, una figura straordinaria da tanti punti di vista, forse varrebbe anche la pena di ricordarlo. Secondo Cosa me ne dici? sì, io direi proprio di sì. Allora, dunque, io cercavo, dicevo, noi abbiamo delle tradizioni che però dobbiamo Ecco, vedere punto come quello. innovazioni. Olivetti ha costituito un esempio antesignano, era un genio che Sì, percorreva i anche tempi, attraverso i certo. tempi e che purtroppo poi non è stato sempre capito, seguito. Insomma, lì si sostanzavano due modelli, il modello Olivetti e il modello Fiat Valletta, poi sostanzialmente. Esatto. I due modelli che erano sostanzialmente gli antipodi sotto ogni punto di vista. Diciamo che tutti riconoscono adesso, oggi, ad Olivetti questa grande capacità, come si direbbe oggi, visionaria, no? Visionaria Visionario, della visione proiettata verso il futuro, non del certo. visionario pazzo, della visione proiettata verso il futuro. Credo che potrebbe assolutamente esserci lo spazio per riprendere questo tipo di tematica, considerando però il fatto che oggi il tentativo di costruire la cosiddetta economia della bellezza, no? Per quello che ho avuto modo di vedere, contatti che ho avuto con aziende nel corso degli anni, eccetera, è quello di generare appunto un qualche cosa che sia strettamente legato con i processi innovativi. E quindi noi riusciamo a essere forti sul tema della bellezza perché abbiamo una tradizione, abbiamo aziende che sono in grado di dire delle cose nuove. E abbiamo anche dei giovani oggi che particolarmente attenti ai temi, per esempio, della sostenibilità ambientale, riescono poi a fare anche impresa a partire appunto da questo, coniugando, perché da un punto di vista etico, no? Per noi che ci occupiamo di queste cose, il filo conduttore è la coniugazione di bello, buono e giusto. Buono e giusto, certo. Ecco, c'è anche l'elemento della giustizia, che è l'elemento eticamente forte che ci collega. Io facevo un esempio, uno potrebbe dire, ve lo dico perché verrà la collega che ha studiato il caso Lamborghini. Stiamo lavorando per cercare di portarvi anche proprio Lamborghini. Esempi. La collega che l'ha studiato però viene, ha già dato la sua adesione. A questo Visione. punto
un libro che è stato molto discusso e molto interessante. Dopo Lamborghini, per fare un esempio, è questo. Lamborghini si dice, produce automobili per pochi, per i ricchi, produce qualcosa di così di superfluo. In realtà Lamborghini è una tradizione molto forte sul territorio, dà occupazione, è un'azienda che è diventata solida dopo varie vicende, oggi è un'azienda che è dentro una multinazionale tedesca e ha una caratteristica molto particolare in Italia. È, che sappia io, l'unica azienda nella quale si opera la codecisione. Attraverso, mi vesti dubbio, attraverso, sicuramente adattata a noi, non uguale, perché in Germania ci sono altre legislazioni di sostegno. Però sono riusciti a. Allora, voi vedete una cosa stranissima, no? Vedete il sindacalista della FIOM, dica si FIOM, quindi il sindacato che tradizionalmente è quello più schierato, no? In maniera conflittuale, e responsabile delle relazioni aziendali e delle relazioni sindacali che vanno in giro insieme a fare i convegni, dicendo quando ci dobbiamo confrontare ci confrontiamo, però noi facciamo codecisione, codecidiamo le strategie, le politiche a sostegno di cosa? Dei nostri dipendenti, del nostro territorio e naturalmente anche poi per la produzione del sistema Italia. Ecco, questi sono elementi, vedete, io vi ho parlato di una cosa, di un'azienda che produce lusso, che produce automobili, ma che nello stesso tempo mette insieme aspetti che riguardano certamente la bellezza delle automobili, la loro funzionalità, tutto quello che volete, ma anche queste dimensioni, le dimensioni di attenzione al territorio e le dimensioni di relazioni sindacali, fortemente innovative per quanto riguarda il nostro paese. È un esempio, no, che vi ho fatto. Ecco, la collega che verrà ha fatto proprio uno studio, ha pubblicato un libro piuttosto consistente su questo argomento, è arrivata anche in finale al premio Letteratura Industria, e quindi insomma ci potrà spiegare molto bene questo tipo di fenomeni. E lei l'ha studiato fra l'altro da un punto di vista antropologico, perché lei come formazione è un'antropologa. E è interessante uno studio antropologico sui sistemi aziendali, sui modelli di produzione e sui modelli di relazione sindacale. Questo per dire che ecco, tutti questi elementi si temono, cioè noi dovremmo veramente applicare il cosiddetto pensiero della complessità, quello che ho cercato di veicolare io forse non bene, non lo so, come ho potuto, in maniera schematica, cioè cercando di non essere troppo, se ci sono riuscito, noioso, è stato proprio cercare di farvi vedere la complessità, cioè l'intreccio fra settori che spesso si considerano diversi oppure non rilevanti o comunque marginali, e invece no, come essi si integrino e costituiscano proprio questo insieme economico, della cosiddetta economia della bellezza, che ha quell'impatto sul PIL. Certo, il PIL non è l'unica misura importante, ma lì abbiamo la doppia cosa, abbiamo la misura economicamente significativa, ma anche il fatto che si tratta di imprese innovative che sono attente al territorio, alla sostenibilità, che mettono all'interno del loro brand proprio questi aspetti e ne fanno un elemento di forza, anche perché oggi, con i tempi che corrono, se uno dice stupidaggine, fa solo greenwashing, dura mezz'ora, quello sanno tutti, e allora avrebbe una crisi reputazionale tremenda. E quindi anche i concorrenti lo metterebbero, cioè sarebbe. Per cui ci sono appunto, c'è chi fa questi tentativi, però ci sono anche molte, molte eccellenze e molte cose interessanti sotto questo profilo. Guardate, IFIS ha fatto una inchiesta su questo argomento estremamente interessante. Io stamattina ho parlato con il responsabile comunicazione di IFIS, siamo rimasti d'accordo che ci risentiamo. Probabilmente io sono speranzoso che potremmo avere la loro presenza ufficiale al festival. E sull'economia della bellezza, chi meglio di coloro che pubblicano annualmente il testo, appunto, che l'inchiesta sull'economia della bellezza, insomma. Quindi anche questo, Luisella, sarà un contributo che noi troveremo sulla produzione di valore. Posso dire una cosa Aspetta, rapidissima? c'è Pinuccia che ha chiesto la parola. Ah, grazie, grazie. No, io volevo solo chiedere, mi è molto chiaro, la riflessione proposta sulla bellezza dove si incrociano la cultura materiale e la cultura, diciamo, umanistica.
e anche la valorizzazione dei territori, soprattutto marginali, quindi di un turismo anche sostenibile, molto interessante, eccetera. E questo mi è molto molto chiaro. E secondo me è un terreno molto, per certi versi, ancora veramente molto inesplorato di tutti i nostri territori italiani in generale. L'altro elemento che mi affascina molto sono due. Uno, come questa economia della bellezza coniughi l'aspetto etico e quello estetico, che non è stato, mi piacerebbe un suo ulteriore approfondimento perché è molto stimolante questa considerazione. E l'altra invece, visto che noi dobbiamo di fronte alla sfida dei cambiamenti climatici uscire dall'era dell'uso delle fonti fossili, abbiamo degli impegni anche vincolanti assunti appunto a Glasgow, assunti nelle conferenze internazionali, giuridicamente oggi vincolanti. Qual è la strada di, lei parlava di 341.000 imprese, qual è la strada di queste imprese? Allora, mi sembra che lei abbia indicato da un lato l'innovazione e soprattutto l'innovazione tecnologica, io penso alla smart industria, insomma, ecco, che può essere anche una strada, tra l'altro Genova secondo me ha molto da insegnare. E l'altra forse anche quella della dematerializzazione, anche dal punto di vista delle imprese, perché se dobbiamo cambiare modello di sviluppo, a partire proprio dal modello di produzione, lascio perdere tutto il discorso dell'economia circolare che sarebbe ulteriormente molto interessante, appunto applicato alla sua riflessione. Però mi piaceva capire come lei diciamo intende coniugare questi aspetti di fronte proprio alla grande sfida della fine dell'uso delle fonti fossili. Sì, sì. Intanto diamoci del tu, Pinuccia, ci siamo sempre dati del tu perché mi vede lei. Cioè, mi fai... perché quando vedo i professori io ho sempre una specie di... o qualche volta insegno anch'io, però mi sento di dare sempre del rispetto professorale. Guarda, se c'è uno che proprio non è sottoscritto, no? Allora, sta a sentire, non so neanche dove ho messo la laurea, qui in studio non c'ho nessuna. C'è una cosa, però non si vede, ma adesso lo abbasserò, c'è un magnifico ritratto di Locke di dietro, che incombe. Qua su, adesso non so se lo riuscite a vedere, però insomma. Allora, si vede. Tornando al nostro discorso. Allora, io dicevo che, facendo un po' degli esempi, che noi dobbiamo avere una visione del bello di tipo esteso. Cioè, noi molto spesso per cultura, no? No, magari non tu, non... però siamo stati abituati a pensare che bello un'opera d'arte, o anche bello un paesaggio, un panorama, eccetera. Difficilmente diciamo che bella, per esempio, è un'equazione. Un'equazione invece è esteticamente molto, una certa equazione può essere esteticamente molto bella. Storicamente noi sappiamo che Leibniz ha avuto successo su Newton proprio per la risoluzione maggiormente valida dal punto di vista estetico del problema. Le meravigliose equazioni di Maxwell. Le equazioni di Maxwell. Le meravigliose. Bellissime, sono meravigliose. Queste sono belle. Queste sono... è bellezza. Così come... molto spesso non abbiamo pensato che può essere bello anche un torno, un frantoio. Un frantoio, no? Se lo andate a visitare, non solo quelli antichi per il gusto di dire, ma anche quelli moderni, quelli fatti bene, vedete delle cose, no? Anche la tecnologia può essere bella. Naturalmente va inserita all'interno di un discorso più ampio. Cioè, una tecnologia è effettivamente bella quando è in equilibrio con tutti gli altri fattori e quando appunto viene utilizzata in un certo modo. Vi ho fatto l'esempio prima della Lamborghini. L'auto è bella, sicuramente esteticamente bella, è un genere di estremo lusso, però appunto è il processo quello che è importante, come ci si arriva a questo risultato. Allora, ragionare in termini di processi vuol dire mettere insieme in maniera seria tutti questi fattori. E allora noi possiamo benissimo, ad esempio, coniugare... Abbiamo degli esempi, degli esempi che hanno precorso, che ci sono già da qualche anno. Facciamo a livello museale, no? Per far vedere vari campi, no? Allora, tu non so, hai presente, credo, tu abbia presente il Museo Montemartini a Roma?
Assolutamente, sì. Allora, quello è archeologia industriale, no? Insieme alla scultura antica, no? Ecco, quello, uno tradizionale, ma che c'entra? Cioè, uno è anche, quindi, Montemartini, va bene, come Montemartini, le sculture antiche mettetele al Campidoglio. Invece no, perché lì hanno costruito un sistema di significati che è, a mio modo di vedere, importante. Quindi molto è, dal nostro punto di vista, che lavoriamo su queste cose, importante su che senso noi riusciamo a dare a queste cose, cioè la dimensione del senso. E quindi la dimensione del senso vuol dire che un'azienda, per esempio, deve far transitare, e questo diventa una sua forza, il senso per cui fa determinate scelte, di ogni tipo, e come le integra fra di loro. Perché fare un certo tipo di scelta rispetto a un certo modo di produrre, un certo modo di tenere le relazioni aziendali, a un certo modo di porsi sul mercato, è una dimensione di senso e di vision proprio, di visione. Ecco, sotto questo profilo allora si pone la questione che dicevi tu, cioè come riusciamo noi, no, a dematerializzare. La dematerializzazione deve essere per le aziende, secondo me, per quello che posso vedere io, una dimensione di senso, perché altrimenti diventa una tecnica, cioè la massiamo, cioè non la capiamo alla fine. Se noi non diamo senso profondo alla dematerializzazione, e diciamo che la dematerializzazione ci aiuta a fare cose che sono più belle, più buone, più giuste, no? E quindi che dà un senso globale, e allora diventa un espediente, un qualche cosa viene fatto, non fatto, no? Diventa la solita. Ecco, l'esempio della dematerializzazione è proprio un esempio che ci può far capire l'importanza del senso, e di questo passaggio e di questa integrazione fra etica ed estetica. Non so se sono riuscito a... Assolutamente, grazie. No, molto interessante, molto molto interessante. Scusate, io ho chiesto la parola, però prima c'era Bruno che voleva dire qualcosa e non aveva alzato la mano. Bruno? Io vorrei concentrare tutto in poche parole. Il professor Manti ha parlato di umanesimo industriale. Mi sembra che sia molto più estensivo che industriale, lo chiamerei umanesimo scientifico. Tutti i libri usciti ultimi, per esempio della professoressa Battaglia, ma anche di altri, parlano di etica, che ha però una relazione stretta con la scienza. È il primo abbozzo di un umanesimo scientifico, che è evidente in tutto. Credo di aver finito. Sì, dunque, per carità, sono perfettamente d'accordo sul fatto che sia assolutamente da superarsi l'idea della barriera fra ciò che è umanistico e ciò che è scientifico, queste cose che purtroppo nella cultura italiana hanno avuto, secondo me, un peso negativo per troppo tempo. Io ho usato il termine umanesimo industriale, ho detto che lo utilizzano alcuni, forse si potrebbe usare anche qualcos'altro, però diciamo che è un termine che viene usato in letteratura, viene usato da chi, perché il mio ragionamento era riferito soprattutto a come le imprese, le aziende, anche se vogliamo i servizi, possono diciamo essere visti come elemento di produzione, di bellezza e naturalmente all'interno di una relazione fra bello, buono e giusto. E mi riferivo appunto alla dimensione, diciamo, economica. La dimensione scientifica, della ricerca scientifica, è assolutamente fondamentale ed è forse un prerequisito. Ecco, se vogliamo essere concreti, io le facevo l'esempio dei dottorati industriali che facevo prima. Che cos'è? È il dire, noi portiamo ad alto livello una integrazione progettuale su progetti innovativi, quindi tutti da sviluppare, formando dei giovani insieme alle imprese, di comune accordo con le imprese, purché naturalmente il progetto sia innovativo. Ci investiamo e facciamo in modo che i giovani capaci
possano trovare poi, perché se no sarebbe una diseconomia, sarebbe assurdo, il loro impiego in quelle aziende che hanno promosso e hanno messo anche i denari, no, per sviluppare questi. Questo non vuol dire, come qualcuno maliziosamente dice, che le aziende dicono all'università quello che deve fare. Assolutamente no, perché c'è un piano concordato, un progetto concordato e soprattutto c'è una presenza comunque molto forte dalla parte scientifica, cioè dell'università, che però viene collegata con una capacità operativa e con una capacità di innovazione da parte delle imprese. Ecco, questo è un esempio così di questi giorni, di cose delle quali mi sto occupando anche personalmente, attraverso il quale noi siamo in grado di sviluppare insieme la dimensione della ricerca scientifica con quello della innovazione dal punto di vista delle aziende. Grazie, sono costretto a salutarvi perché sono stato operato stamattina. Grazie. Grazie. Spero che tu stia bene, insomma, un grande augurio. Grazie a te di aver partecipato. Ho voluto partecipare lo stesso. Grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie per la presenza. Grazie a te. Volevo provocatoriamente richiamare la conferenza di Franco, mi ha portato a ripensare. A parte la citazione, sì, io sono un fisico di provenienza, quindi la bellezza di un'equazione, le meravigliose equazioni di Maxwell fanno parte della mia cultura proprio. Quella di Schrödinger cosa ne pensi? Quella di Schrödinger ti piace? Quella di Schrödinger ti piace? Dovresti abbassare lo schermo perché inquadrando la cosa non ci si vede più. Scusa, vedete loro che non vedete me e ci guadagnate. Vabbè. La differenza. Quando abbiamo sentito la bellissima conferenza sul paesaggio, poi c'erano state delle riflessioni sulle energie alternative, i pannelli fotovoltaici, un campo di pannelli fotovoltaici o delle pale eoliche, che insomma, non sono considerate altrettanto belle. No? Beh, io sotto questo punto di vista, proprio che hai detto tu del bello, buono e giusto, inviterei a ripensare, no? Proprio in nome della sostenibilità. Una volta capito che dobbiamo superare le fonti fossili, e questo spero che sia acquisito e andare avanti, beh, per me un campo fotovoltaico è anche bello. Non so se sia una provocazione, volevo sentire tu come la metteresti, insomma, in modo un po' più positivo della mia affermazione, che è un po' provocatoria. Posso fare due dimensioni. Una è che si ricollega a quello che dicevo prima io, che per noi conta molto il senso, no? Che diamo. La dimensione del senso, diciamo, che ci porta a valutazioni differenti a seconda del senso che noi diamo a quello che viene fatto. Poi ci sono anche degli accorgimenti che possono essere presi, che possono essere più o meno felici dal punto di vista estetico, ma ci sono. Ad esempio, a Bergamo Imprese, un imprenditore che si occupa di pale eoliche ci spiegava che, per esempio, laddove noi abbiamo dei climi dove il cielo è più azzurro, no? Non è... Ecco, pitturare le pale con il colore più azzurro, pale azzurre, di modo che non ci sia questo contrasto, questo grigio che intristisce, no? Nei confronti del cielo. Ora, era una cosa che diceva lui. Lui dice che io la faccio come imprenditore, no? E questo è un imprenditore, adesso non mi sfugge il nome, però insomma di un certo rilievo, era relatore appunto a Bergamo Città Impresa l'anno scorso, quando ci sono stato. E portava questo tipo di attenzione. Dicevo, guardate che appunto molto dipende anche da come noi poniamo le cose. È chiaro, se io prendo una pale eolica grigia, nerastra, brutta, in un bel cielo sereno, può dare fastidio, insomma. Ecco. Lui diceva, scherzando, quello facciamolo fare ai tedeschi. Noi non possiamo... Un campo fotovoltaico. Esatto, un campo fotovoltaico... Ti permette di non avere... Ti permette molto da questo punto di non vista. Non avere il carbone. Anche di più delle pale eoliche, probabilmente. Lì bisogna appunto che se noi diamo questo senso, la dimensione del senso ci porta anche a pensare come proporre questo tipo, no? Di energie in maniera tale che si integrino il più possibile con il territorio, che costituiscono anche forse, chissà, un nuovo modo di vedere la bellezza. Se
se il filo conduttore diventa la sostenibilità, diventa. Ma infatti tu hai visto che io la parola sostenibilità, che è una parola magica che molti usano, però due o tre volte l'ho usata. Vi ho detto: guardate che l'economia della bellezza è un'economia che è bella perché è anche sostenibile, perché altrimenti non sarebbe bella se non fosse sostenibile, perché deturperebbe poi. O subito o subito dopo, perché comunque non andrebbe nell'ambito di un'economia della bellezza. Grazie. Enzo. Enzo ha chiesto la parola. E non hai il microfono aperto. Enzo, non ti sentiamo. Enzo Valdini. Il microfono. Microfono. Eccomi qua. Eccoci. Scusate, sono un po' legnoso stasera perché ce l'ho fatta ad arrivare in tempo, appena entrato in casa quando hai incominciato a parlare, dopo oltre 10 ore di viaggio da Marsala. E di comunicazione li ho usati oggi. Ti sei anche dato al Marsala? Come? A Marsala, ti sei dato al Marsala almeno? Come no? Certo, ma certo, non c'è ombra di dubbio. Senti, allora, complimenti per il tuo intervento, prospettive di analisi che ci prenderebbero tutta quanta la sera e molto di più. Mi pare però che due cose, almeno dal mio punto di vista, vanno sottolineate. Se io digito su Google o su un qualsiasi motore di ricerca, economia della bellezza, risultato, l'industria del bello. Come tutto il percorso che tu giustamente hai trattato, individuato, non è ancora stato digerito, non è ancora stato assimilato. Però mi pare che accanto alle parole chiave che siano uscite dal tuo intervento e dagli interventi successivi relativi a quanto tu hai detto, ce n'è una che vale la pena di sottolineare, vale a dire armonia. Cioè mi pare che una componente essenziale che tu ci hai indicato a livello imprenditoriale e industriale sta in una dimensione armonica. E allora, ecco, qui interviene il mio mestieraccio. Voi mi conoscete come studioso dell'utopia, ma io ho studiato forse molto di più il realismo politico e la ragion di Stato, che ho collegato molto spesso tra di loro con l'utopia. E allora ecco il quesito: perché? Perché l'impresa, nonostante tutto, si sente attratta da e vuole sottolineare questo? Mi sembrava chiarissimo dall'esempio che tu hai fatto: assenza di conflitto. Assenza di conflitto interno all'impresa, partecipazione, no? Partecipazione volta ad eliminare il conflitto. Bello è anche uno stare insieme bene. E quindi di nuovo armonia. Dall'altra, la presentazione della propria immagine, e questo tu l'hai sottolineato. Questo ci manda all'ultimo punto, e qui mi fermo, allo strumento di oggi. È uscito anche questo, ma lo dobbiamo ribadire con forza: la tecnologia. La tecnologia, badate bene, non per scelta, ma per necessità, e qui vedo lo sguardo attento di Enzo che avrebbe mille cose da dire, per necessità molto spesso nelle sue manifestazioni più avanzate
ho ammazzato il tempo oggi nel viaggio leggendo buona parte di un libro sull'intelligenza artificiale e sulla storia dell'intelligenza artificiale e sugli esiti del nostro tempo, in quanto libro ampiamente superato dagli esiti che sono stati rapidissimi. Badate bene che il bello in queste macro tematiche, quel bello del quale tu hai parlato, è essenziale, è presente in maniera massiccia e ha anche una funzione, e da parte di molti ribadita, una funzione di educazione. Perché, ecco, l'armonia sociale, industriale, elemento educativo, educare al bello, guardate bene, vecchio tema, educare al bello vuol dire contrastare il vetro rotto. La periferia che ha il classico edificio abbandonato con un vetro rotto che non viene aggiustato nel giro di pochi giorni, in una settimana avrà tutti o buona parte dei vetri rotti e poi ancora di più. Ecco, quindi, che intervenendo, facendo un'opera di, si contribuisce ad una coesione e a un'educazione, vogliamo chiamarla al bello, allo stare insieme bene, ecco, anche al giusto, quindi. E quindi, ecco, tutte cose che si tengono e con le forme più avanzate vengono ulteriormente ribadite. Almeno a me pare che questi possano essere percorsi ulteriori a quelli già lucidi che tu hai benissimo indicato. No, io sono perfettamente d'accordo, non ho nulla da dire, se non per dire che il termine armonia che ho utilizzato, che ho usato, in realtà l'ho utilizzato, mi è venuto in mente perché è ripreso in documenti di coloro che si occupano di economia della bellezza. E in particolare mi pare che proprio lo dica il rapporto di Banca IFIS, proprio usi il termine armonia, che diventa una delle parole, delle parole chiare dell'economia della bellezza. Quindi perfettamente d'accordo. Gisella? Luisella, non ti sentiamo, Luisella. Non ti sentiamo. Microfono. Sì, infatti, no, abbiate pazienza. No, grazie di tutto. Io esprimevo una qualche preoccupazione riprendendo la sollecitazione di Pinuccia, questo rapporto veramente fondamentale tra etica ed estetica che ci dovrebbe occupare. E devo dire che nel campo della bioetica animale questo è veramente largamente deficitario e questo noi lo dobbiamo denunciare. Infatti ci sarà proprio nel nostro festival una denuncia molto forte per quanto riguarda gli abusi commessi sugli animali. Qui devo dire che tutto questo bel discorso sull'armonia, eccetera, non è minimamente penetrato. E penso che qui una grande responsabilità dei consumatori ci debba essere. Perché alla luce di quello che sta avvenendo, ad esempio, negli allevamenti industriali, noi dovremmo essere fortemente preoccupati. Al di là della sofferenza, è proprio l'offesa che viene arrecata agli animali, come sono imbruttiti, come sono ridotti. Questo è un aspetto che dovremmo veramente sottolineare con grande forza, perché sono stakeholder, tu tante volte l'hai detto, sono anch'essi stakeholder, atipici, naturalmente, non hanno voce, ma siamo noi che dobbiamo interpretarli. Allora è veramente intollerabile vedere il pollo boiler o vedere la mucca che è diventata una macchina produttrice di latte. È un'offesa all'estetica e all'etica inscindibilmente. E questo, ripeto, l'aveva ricordato uno di quegli autori veramente profetici, che era
Élisée Reclus, il geografo, che aveva messo in evidenza lo stesso destino degli operai, dei lavoratori, delle catene di montaggio, imbruttiti, abbruttiti anch'essi, perché era la macchina del lavoro, della produzione folle, che li stava degradando e abbruttendo, e la stessa sorte degli animali. Ora, io trovo che questo dovrebbe essere un elemento forte della nostra riflessione, una denuncia molto netta di queste condizioni che ci offendono profondamente come cittadini preoccupati di un problema di giustizia. Guarda, io sono... Non, che sia d'accordo con te non è assolutamente, assolutamente. Dal punto di vista di quello di cui stiamo discutendo, noi dovremmo dire che, per esempio, l'allevamento intensivo è una bruttura. È una bruttura, ma non una bruttura estetica, etica, ingiusta. Cioè, tutte le cose che abbiamo detto al contrario, l'esatto contrario di quello che abbiamo detto noi. E quindi, anche sotto questo profilo, sicuramente questo tema l'ho sottolineato nella sezione dedicata agli animali, ma non solo, insomma. Ecco. Credo che questo sia un tema sicuramente molto, molto, molto interessante. È una dimostrazione proprio di come non deve funzionare l'economia della bellezza. L'economia della bellezza, quando ha a che fare con le produzioni animali, deve essere un'economia sostenibile anche per gli animali. Ecco, Franco, tu hai trovato sensibilità su questo aspetto? Io ti devo dire che questo aspetto è non l'ho ancora approfondito particolarmente. No, nel senso, con l'impresa. Allora, io ti posso dire, conosco alcune imprese, sono andata a vedere. Allora, ci sono imprese che hanno capito che è molto meglio, per quanto possibile, lasciare gli animali allo stato, cioè non in batteria, insomma, per capire. Parlo di produzione di latte. Ci sono delle esperienze significative e di latte anche particolarmente buono, ecco, per esempio, che vengono prodotti in alcune zone che vanno in questo senso. Altri hanno fatto altri esperimenti, cioè all'interno delle stalle, da dove vengono ricoverati gli animali, hanno messo degli spazi molto più ampi alla musica, per esempio. Che è un palliativo, naturalmente, non è chissà che cosa, però in qualche modo pare che la musica allevi la loro condizione. Certo, l'obiettivo sarebbe quello di eliminare gli allevamenti intensivi e di avere forme di allevamento non intensivo. Cosa sta succedendo? Non so. Probabilmente la solita interferenza. Sì, questo ripeto perché mi stavo chiedendo, dato che si è molto attenti ormai da parte delle aziende alle scelte dei consumatori e i consumatori si stanno orientando in certi circuiti che sono abbastanza virtuosi, però ho l'impressione che non ci sia qui un impegno sufficiente su questo piano ancora, che fosse una sensibilità che deve essere sostenuta, incoraggiata, cioè la ricaduta proprio se si impegnassero anche su questo, avrebbero probabilmente una ricaduta di immagine a cui dovrebbero essere molto sensibili. Esatto. Ecco, questo mi stavo pensando. È una sfida la bellezza, certo, anche in questo campo, più che mai. Ma la bellezza e la giustizia insieme, perché c'è anche la giustizia specifica, come tu naturalmente. Certo, certo. E quindi quando noi parliamo di giustizia, estendendola su questo lato, diventa giustizia interspecifica anche. Quindi bello, buono e giusto dal punto di vista delle relazioni interspecifiche. Cioè io personalmente non credo che torneremo in un mondo edenico nel quale non ci sarà nessuno, cioè gli animali liberi. No. No, ma lo so che tu non la pensi così. Certo, io invece penso che la tecnologia ci potrà aiutare con la carne in laboratorio quando sarà, e questo noi auspichiamo. E anche la fine dei latticini, eccetera. D'altra parte, se tu ci sono consumatori. Per i cittadini, insomma, persone, cominciano anche a stare attenti a determinate filiere. Allora ci sono, per esempio, delle filiere, soprattutto, cioè lì la valorizzazione
l'identità del prodotto locale, dell'impresa locale, del chilometro zero, eccetera, eccetera. Capisci? Allora, per fare un esempio mio, personale, un conto è comprare il formaggio della pastora del bosco di Rezzo, che la vado a trovare, vedo insomma, gli animali, e un conto è comprare del formaggio che non sa bene da dove arriva, insomma, come viene fatto. Okay, quindi, naturalmente, perfetto. Anche questo è andare nei boschi e vedere, no, questi animali che pascolano, no, col pastore, cioè, non per fare bucolico, non è nella mia, ma ti dà, diciamo, delle dimensioni anche di... Le dimensioni, certo. Persone riescono anche a viverci perché fanno il loro prodotto e lo vendono sul mercato, insomma. Certamente la produzione industriale è tutta un'altra cosa, e noi quello che dobbiamo combattere in questo campo è un'idea malsana, che purtroppo c'è, di scarsa sensibilità, che è la standardizzazione. Ecco, pensare alle produzioni standard è l'uccisione appunto di tutto questo, e avere un prodotto che è uguale dalla Finlandia alla Sicilia non è possibile. Certo. E allora lo puoi fare soltanto in determinati modi che non sono quelli che piacciono a noi, insomma, che sono anche effettivamente sostenibili dal nostro punto di vista. Benissimo, grazie Franco. Enzo ha chiesto la parola. Sì, io volevo fare soltanto un'osservazione, poi faccio una domanda fuori tema. Comunque, l'osservazione è in relazione a quanto diceva Maria Teresa sulle energie, sulla bellezza, via dicendo. Devo segnalare che ho ricevuto oggi la rivista di Italia Nostra, e c'è un articolo dedicato alle rinnovabili in cui anche Italia Nostra si sta un po' ammorbidendo su questo discorso, anche se sulle pale male non tanto. Non è molto d'accordo. Sì. Continua effettivamente. Poi volevo dire che invece, per quanto riguarda quello che ci ha detto Franco, è molto interessante, effettivamente se uno va in una grossa officina come quella dell'Ansaldo, uno stabilimento, vede come ci sono delle parti anche meccaniche, delle pale, diciamo, del turbina gas molto grandi, che hanno un loro fascino. Effettivamente non siamo abituati a guardarle in questo modo. Quello che, mi sembra molto bello il discorso dei dottorati industriali, un complimento, mi sembra una cosa. E allora faccio poi una domanda provocatoria che è un po' fuori tema. Ora, in questo periodo si sta vedendo alla televisione gli studenti con le tende e via dicendo. Capisco che in via Balbi mettere una tenda è complicato, non è che sia tanto semplice, però mi sembra che Genova, avendo Genova, Savona, il campus soprattutto, ma avendo questo connubio di università e di industrie, almeno ci sono state delle industrie certamente molto, ma molto importanti a livello nazionale e internazionale. Mi sembra che sia un po' sempre sottovalutata la posizione dell'Università di Genova, e visto che ci sono tanti professori, chiedevo, secondo voi, come mai? Scusate se ho una domanda un po' fuori tema. Allora, abbiamo... adesso con... Non lo dico per mettermi la medaglietta, perché non è così, però l'incarico che ho avuto mi dà adesso la possibilità di vedere a spettro più ampio, no? Il rettore nuovo ha deciso di costituire un consiglio di gabinetto che è formato da lui, dal sottoscritto e da un altro collega, un giurista che si occupa soprattutto degli aspetti delle relazioni interne, giuridiche, questioni del lavoro. Io mi occupo un po' di tutto, di tutti i resti, insieme al rettore, naturalmente, che... Dunque, noi abbiamo almeno due problemi. Il primo problema è che soltanto con questo tipo di rettorato, con questa governance, se vogliamo chiamarla così, è cominciata in parte un'operazione di immagine, cioè di far sapere quello che si fa. E c'è stato anche un forte svecchiamento e una forte innovazione anche nei quadri direzionali dell'università.
Adesso non è per fare la solita cosa alle donne, ma c'è una componente femminile fortissima, cosa che non c'era durante gli altri elettorati. Cioè abbiamo una prorettrice vicaria molto dinamica, l'avete conosciuta, che anche lei, insomma, si dà molto da fare. Ci siamo trovati in una situazione molto molto difficile, con dei problemi economici non indifferenti. Diciamo che l'Università di Genova fino adesso non ha saputo, proprio dal punto di vista dell'immagine, far valere, no, le proprie eccellenze. Cioè ce l'ha, vengono riconosciute, ma poi non vengono, diciamo così. Abbiamo anche un limite. Io per esempio non capisco, lo parlo al rettore, per quale motivo la nostra università non è iscritta a GeoCrui, per esempio. Mi invitano personalmente, io da quando questo incarico invitano a me come Franco Manti, però io vorrei andare, cioè, a parlare a nome, se possibile, se siete d'accordo, dell'Ateneo. L'intervento che ho fatto a Siena l'ho concordato con il prorettore ai dottorati, appunto, col quale stiamo lavorando sui territori, no? Io lo supporto sui territori per portare avanti i dottorati industriali. Io mi sono trovato con il nostro collega, insomma, che si occupa di alta formazione, che non avremmo neanche costituito la delegazione che andava a rappresentarci al grosso convegno della CRUI, a Bari. Alla fine, impegnandomi, ho portato 8 persone, una delegazione di 8, a intervenire in tutti i tavoli, eravamo presenti con l'Università di Genova. Perché probabilmente per mentalità, per la nostra cultura, non lo so, sottovalutiamo questo elemento di diffusione, di comunicazione, di rapporto con gli altri. E ci abbiamo anche il fatto che siamo un'università territoriale, no? Cioè la Liguria non è del tutto vero, perché poi dalla Spezia cominciano ad andare su Pisa, e da Imperia qualche volta vanno su Torino, ecco. Però questa idea della comfort zone, no? Tanto comunque io ho la mia Liguria più un po' di Basso Piemonte, ecco, secondo me è un elemento che ci fa essere poco, poco, poco pronti a cercare invece di essere attrattivi anche per altre realtà sulla base delle eccellenze che noi riusciamo ad esprimere. Io vi posso dire che statisticamente su questa cosa dei dottorati siamo all'avanguardia, sui dottorati industriali, veramente, sia per il finanziamento che siamo riusciti a ottenere per i nostri progetti dallo Stato, quasi 8 milioni di euro l'anno scorso, sia per diciamo, le proposte che vengono fatte, per come sono gestite. Quindi statisticamente, mi diceva il collega ingegnere Marchese che si occupa di queste cose, diciamo che siamo all'avanguardia in Italia, ecco, su questo. Però, ripeto, non, poi Genova ha delle cose strutturali, ecco, con questa cosa di questa dimensione territoriale. È possibile, adesso te lo dico da un punto di vista di un professore che abita, diciamo, fuori sede in Imperia, no? Che l'università non abbia una foresteria per i professori? È l'unica università che io conosco che non ha una foresteria per i professori. Io ho una fortuna particolare, che voi sapete, dovuta a un'amicizia profonda, ma io ho avuto questa fortuna, ma chi non ce l'ha diventa un problema, perché non è che se uno abita a una qualche distanza, no? Tutti i giorni fare avanti e indietro, uno si ammazza da un punto di vista, oppure gli affitti, andare in albergo, passare una settimana in albergo, non è che sia irrilevante rispetto, no, agli stipendi che noi abbiamo. Quindi, e pensate a un giovane, per esempio, che ancora si trova in maggiore difficoltà, per cui pensate, non abbiamo una foresteria per i professori. Ecco, quindi le tende dovremmo metterle anche noi, non solo gli studenti, in via Baldi, perché veramente questa è una cosa che però al rettore gli vuole parlare, dico, guarda, non è per me, io fra un anno vado in pensione, comunque, però veramente, cioè, è una cosa che non funziona, che non va bene. Fra l'altro, laddove ci sono, a Imperia per esempio c'è la foresteria, i professori che vengono fuori vengono a farsi il weekend in Imperia. Per esempio, infatti ci sono molte lezioni il sabato ad Imperi. Non ti sentiamo, Luigi. Il microfono, no. Non ti sentiamo. Il microfono. È il microfono chiuso, Luigi. Non si sente? Sì, no, no, volevo sapere, no, come, no, no, concretamente, come, ecco, la foresteria di Imperia, ecco, com'è che è stata concepita, perché lì è stata realizzata? Ci sono stati accordi? No, è quello che è importante, sapere il modus operandi. Per chiamare che devo scappare. Allora, dunque, no, è stato... No,
È stato un investimento della provincia. Ah. Allora pensava di fare l'università di Imperia, no? Ecco, capito. Allora c'è una folla di professori. Sono delle cose, li vanno a prendere col taxi alla stazione, li riportano indietro, cioè hanno questa visione molto provinciale. Io quando vado a Savona mi prendo il mio autobus con il mio biglietto, vado a mangiare, certo, la pizza, non vado no? Esatto, lì arriva il professore, facciamo l'università d'Imperia e soprattutto allora hanno puntato su questo e infatti... Capito, perfetto, sì, no, bisognerebbe studiare qualcosa. Magnifica. Altri... Grazie. Problemi con quello, Perché adesso io attendo da Enzo la bellezza dell'energia. Sì, però mi attendo anch'io. Quanto ci fai attendere? Perché era talmente, mi veniva in mente i futuristi, sai, i futuristi. No, dicevo a Enzo, un assist oggi Franco te l'ha dato. Sì, gliel'ha dato, però c'è qualcosa di più, ecco, che io attendo da lui e bisogna proprio spingerlo a... C'è deve essere qualcosa di visionario, ecco, di visionario. La bellezza dell'energia, io l'ho trovato un titolo talmente bello che vorrei inserirlo nel festival. Ne hai voglia? Non so se ne sono capace. Sì che sei capace, anche un intervento breve, giusto? Proprio un intervento, un futurista, ecco, mi viene in mente i futuristi, ecco, pensare le loro idee su quello che era la bellezza, la velocità, l'energia. E sarebbe bello questo da riprendere, Dai, è una sfida. Io devo interrompere perché sono in dipartimento. Devi andare. L'ultima possibilità, l'unica possibilità che avevo di fare il collegamento, se no... No, ma infatti adesso noi io ringrazio tutti e saluto tutti, poi naturalmente ci aggiorniamo. No, dicevo, facevo i saluti, poi con Pinuccia la vorrei sentire perché ho una cosa da comunicarle privatamente e quindi... Ecco, assolutamente, no, volentieri Luisella. E quindi io da parte mia ringrazio tutti, questo credo che è il nostro ultimo appuntamento. È il nostro ultimo appuntamento, ma è stato veramente bello, devo dire particolarmente bello quest'anno, quindi proprio esprimo la mia gratitudine a tutti voi e vi invito caldamente anche di venire a Genova, chi ad esempio come Pinuccia non ha la fortuna di abitare in questa città, però la sua, devo dire, Reggio Emilia è talmente bella anche grazie ai tuoi sforzi, è veramente lì la bellezza, l'armonia, l'estetica e l'etica riescono adesso a... Adesso è molto verde, devo dire che i nostri... Me la immagino, io me lo ricordo, l'ho vista verdissima e me la immagino nel grande splendore. Va bene, a presto risentirci, grazie e un abbraccio a tutti.